Buonasera a tutti dal TG regionale di Toscana TV. E apriamo subito con la politica perché ormai è conto alla rovescia per il ballottaggio per quanto riguarda la scelta del sindaco o sindaca di Firenze. E allora ecco entrare proprio nel vivo gli schieramenti. Vediamo il servizio. A una settimana dal ballottaggio per la scelta del primo cittadino di Firenze entrano nel vivo gli schieramenti. La prima con tutto il partito è stata Francesca Marrazza, candidata di Ribella Firenze, che ha apertamente appoggiato con tutta la sua lista civica Eike Schmidt e il centrodestra. Oggi è la volta dei 5 Stelle con Lorenzo Masi, candidato a sindaco pentastellato, che afferma che il campo giusto non si può costruire che con i democratici e al ballottaggio sosterrà Sara Funaro. Una scelta accolta con soddisfazione dalla stessa Funaro, che apprezza la coerenza di Masi. Per lei si è spesa anche Silvia Noferi, consigliera regionale dei 5 Stelle, che al primo turno hanno raccolto poco più del 3,53% del totale dei votanti, che ha lasciato liberi i propri elettori, nonostante la sua leader Stefania Saccardi abbia detto apertamente che voterà Funaro. È Italia Viva, che nella prima tornata elettorale ha raccolto 13.000 voti, un bacino di potenziali elettori che fa comodo al centrodestra. Jacopo Cellai, coordinatore fiorentino di Fratelli d'Italia, dopo aver ricordato le parole di Matteo Renzi, con noi nessun morto di freddo in città, ha voluto lanciare un appello ai votanti di Italia Viva. Stefania Saccardi dice che voterà proprio la Funaro, ma ci sono altri 12.000 fiorentini che hanno votato Italia Viva, osserva, e non penso che potranno dimenticare come è stata dipinta la Funaro e tutte le differenze di idee e programmi messe in evidenza da chi adesso dai vertici di Italia Viva si dichiara pronto a votarla. Confido invece, continua ancora Cellai, che rifletteranno sulle parole di Eike Schmidt che li accomunano, dallo stop al multificio alla nuova pista dell'aeroporto, dalle telecamere a infrarossi per la sicurezza degli immobili pubblici da usare per le case a canone calmierato, fino alla gestione degli affitti brevi. Gli elettori non dimenticano. E ora ci spostiamo a Grosseto per parlare di un tema molto delicato, un grosso problema, le molestie e le discriminazioni. Ebbene, è stato realizzato un questionario per capire meglio la situazione. Vediamo. Molestie e discriminazioni sul lavoro, qual è la portata del fenomeno in provincia di Grosseto? La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, in collaborazione con le sigle sindacali CGIL e CISL UIL, lancia un questionario da sottoporre ai lavoratori e alle lavoratrici della provincia in forma anonima e volontaria, nel totale rispetto della privacy e nel totale anonimato dei datori di lavoro. Abbiamo deciso di indagare proprio questi fenomeni di molestie e molestie sessuali sul lavoro anche su input della dottoressa Vittoria Doretti del Codice Rosa, che fu ospite in una nostra iniziativa, e ci disse proprio che questi sono fenomeni che tendono a rimanere sommersi per la paura di perdere il lavoro e anche la vergogna, l'imbarazzo di denunciare certe situazioni. Lei ci consigliò anche di fare un lavoro con i sindacati e quindi abbiamo creato subito, diciamo, un lavoro di gruppo. È venuta fuori l'idea di farlo attraverso un questionario anonimo per incentivare le persone a rispondere, a partecipare, e quindi si apre una fase di indagine conoscitiva su questi fenomeni che speriamo abbia riscontro. Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici della provincia di Grosseto si spera che compilino questo questionario. Indipendentemente dall'aver subito una discriminazione o una forma di molestia, assolutamente noi abbiamo bisogno proprio di sapere come funziona il fenomeno all'interno della provincia di Grosseto. Abbiamo la possibilità di andare a fare delle analisi statistiche che poi ci consentono in qualche modo di andare a verificare in quali ambiti, per esempio, avvengono questi fenomeni maggiormente. Per esempio, abbiamo la possibilità di verificare se maggiormente nel settore pubblico oppure se nel settore privato. Quindi da questo punto di vista abbiamo proprio scandagliato vari parametri secondo i quali poi andiamo a fare delle analisi proprio per avere delle risposte puntuali. E a proposito di lavoro, c'è un grosso disagio e c'è una grossa protesta da parte del sindacato della ditta G-Plast di Prato, che produce grucce per gli abiti. Ebbene, c'è un nuovo sciopero contro lo sfruttamento dei lavoratori. Vediamo.
Sciopero proclamato dalla sigla di base Sud Cobas contro il supersfruttamento alla G-Plast, fabbrica di Grucce situata a Mezzana di Prato nella zona industriale Macrolotto 2. I lavoratori scioperano di domenica, spiega il sindacato, perché per loro non esiste giorno di riposo. Da anni costretti a turni di 12 ore per 7 giorni alla settimana per salari indecenti, molti di loro non hanno neanche un contratto. Inutile parlare di diritti come ferie, malattia, tredicesima, insomma è la solita storia che combattiamo da anni nel distretto. Lo sciopero andrà avanti fino alla regolarizzazione dei lavoratori, già da oggi montato un presidio permanente davanti ai cancelli. Da Sud Cobas l'invito ai nuovi eletti in consiglio comunale di recarsi davanti ai cancelli. La produzione di Grucce per appendere gli abiti muoverebbe a Prato ricavi totali per 100 milioni di euro e rappresenta un comparto appetibile del pronto moda. Tanti lavoratori stranieri del comparto oggetto di sfruttamento. E ad Arezzo per un ricordo di Giacomo Matteotti, il presidente Gianni ha parlato anche dell'importanza di una crescente sinergia tra Toscana e Umbria per un'Italia centrale più forte. Vediamo. Giacomo Matteotti, la forza delle idee 100 anni dopo, quanto è ancora attuale quel messaggio? È attualissimo, perché il messaggio di Giacomo Matteotti è quello di un riformista, una persona equilibrata nelle sue valutazioni, nel suo modo di condurre il compito da parlamentare, ma intransigente nei momenti in cui ancora non si teme il fascismo. E dopo il suo discorso ecco che viene subito dal Duce caratterizzato come il personaggio più pericoloso e quindi viene commissionato un omicidio di cui Matteotti è consapevole, ma nelle sue idee, nel rigore, nell'etica con cui vive la politica, Matteotti è colui che dà il segno evidente di come la difesa della libertà e della democrazia passa attraverso l'approfondimento, la competenza e il rigore e intransigenza nel manifestare le proprie idee. Umbria e Toscana, vicine geograficamente, ma sempre di più anche a livello culturale, stanno facendo sistema. Quanto è importante? Ma io ritengo che sia molto molto importante, soprattutto qua nella Val Tiberina, dove in realtà il territorio, la cultura, le espressioni, in questo caso dell'antifascismo democratico, sono qualcosa di comune. È molto importante anche legarci, perché io ritengo che l'Italia di mezzo sia spesso stata sacrificata, quindi un lavoro di unità ci deve essere. Mi fa molto piacere stamattina essere stato invitato io a Città di Castello. Ora parliamo dell'evento, della manifestazione Arcobaleno d'estate. Siamo arrivati all'edizione numero 12, dedicata alla Toscana diffusa, ma vediamo di cosa si tratta. La Toscana diffusa, quella dei piccoli centri, in montagna, in collina o sulla costa, quella delle città e quella dei borghi. È il tema della 12ª edizione di Arcobaleno d'estate, un contenitore di eventi che dal 19 al 25 giugno animeranno la Toscana e che sono stati presentati nella sede della regione in Piazza Duomo a Firenze. La terrazza panoramica della Leggenda dei Frati, ristorante a Firenze dello chef Filippo Saporito, ospiterà quest'anno il brindisi di apertura il 19 giugno alle 7 di sera. Ci sarà la possibilità di visite guidate gratuite a Villa Bardini. Tra gli eventi, il concerto 22 giugno della Vallombrosa Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Laporieno, per un omaggio a Ennio Morricone organizzato da Toscana Promozione Turistica. Lo stesso giorno a Peccioli, in provincia di Pisa, spazio a Notte Nera a Peccioli, evento interamente dedicato al Tartufo Nero. Sempre il 22 a Lucca, nell'ambito di un teatro sempre aperto, è in programma un incontro al Teatro del Giglio su Giacomo Puccini nel centenario della morte del compositore. Il 23 giugno a Pisa sarà la volta della 12ª edizione della cena sul Ponte di Mezzo, organizzata da Confcommercio e Confristoranti. Due giorni dopo ad Arezzo sarà possibile prendere parte a un percorso tra gusto, musica e visite guidate alla Fortezza Medicea. Ora parliamo di un evento che come sempre ha avuto tantissimo successo, il calcio storico fiorentino. I rossi di Santa Maria Novella ieri hanno battuto gli azzurri di Santa Croce 8-7 alla Golden Caccia, parliamo della finalissima, dopo i 50 minuti regolamentari finiti in parità, e così facendo sono diventati vincitori del
Calcio storico fiorentino 2024, i rossi la rievocazione del calcio in costume per il secondo anno consecutivo. La gara è stata corretta e ha avuto gli azzurri sempre avanti fino al parziale di 7-3, cui è seguita la rimonta dei rossi negli ultimi 10 minuti grazie anche a 3 espulsioni degli azzurri. Il risultato di parità 7-7 del tempo regolamentare, 50 minuti senza intervallo, è stato sbloccato in modo definitivo solamente nel proseguo ad oltranza della partita. La caccia decisiva è stata segnata dai rossi 3 minuti dopo l'avvio del tempo extra supplementare. Tante le emozioni, spalti esauriti in ogni ordine di posti, oltre 5.000 gli spettatori della finale che ha attirato anche tantissimi turisti. E stasera la replica della finale proprio sulla nostra emittente, alle 19.50, emittente che ha ampiamente dedicato una pagina importante del suo programma televisivo. E adesso parliamo di una notte bianca per i primi 40 anni del Museo dei Bozzetti, inaugurate la nuova sezione delle gipsoteche storiche, installazione multimediale, visioni metafisiche a Pietrasanta. Vediamo. Il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta Pierluigi Gherardi ha compiuto 40 anni e i cittadini di Pietrasanta, insieme a tanti turisti, gli hanno reso omaggio nella Notte Bianca organizzata dal Comune di Pietrasanta nel complesso di Sant'Agostino, all'insegna dell'arte internazionale e della maestria artigiana Made in Pietrasanta. La Notte Bianca è iniziata con l'inaugurazione della nuova sezione gipsoteche storiche nella Sala Luisi e l'installazione Visioni metafisiche del visual artist Martin Romeo. Due appuntamenti che aprono lo sguardo su un passato che spiega il presente del museo e contemporaneamente si volge al suo futuro sviluppo. La nuova sezione delle gipsoteche storiche raccoglie bozzetti e modelli tipici della tradizionale lavorazione artistica, statuaria classica, ritratti, arredo e ornato, scultura di genere, arte sacra e funeraria, provenienti dalla famiglia Luisi ed altre gipsoteche di Pietrasanta. Gesti di repertorio con i quali gli artigiani realizzavano opere per una vasta committenza nel periodo a cavallo tra 800 e 900 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Con oltre 450 gessi, le gipsoteche storiche vanno ad affiancarsi alla sezione dei bozzetti e modelli d'autore del Novecento e a quella contemporanea, che ospita le opere dei grandi maestri. Ed è morta Ada Battistini, aveva 92 anni, era uno degli ultimi superstiti della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, siamo sempre in provincia di Lucca, del 12 agosto 1944, testimone tra l'altro nel processo al Tribunale Militare della Spezia in cui furono condannati 10 ufficiali tedeschi. Era una ragazzina di 13 anni, quel giorno in cui furono trucidati 560 civili, fra cui donne, anziani, bambini, sulle alture sopra la Versilia. Lei però fu risparmiata insieme ad altri da un giovane soldato tedesco che sparò mirando altrove, uccidendo delle pecore. E con questo io mi fermo qui, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di serata, naturalmente con Toscana TV, arrivederci.